Esito inaspettato quello della Lega di Salvini al sud, del collegio di Santa Maria Capua Vetere nel Casertano, territorio in cui i temi dell'immigrazione sono molto sentiti alla Camera, ha sfiorato l'8%. Pasquale Piscitelli. La Lega con il suo ex Carroccio verso il sud vince anche nel Casertano con una media di oltre il 7% di preferenze. C'è aria di festa e di speranza tra cittadini, militanti e neoletti nel partito di Salvini. Tra le piazze più rappresentative per questo voto nel territorio provinciale, Santa Maria Capua Vetere, le motivazioni di questo risultato elettorale. Tutta questa immigrazione, tutta questa roba qua, allora ha preso via la Lega. Bisogna risolvere questo problema. La Lega veramente ha toccato i punti più caldi che interessano il popolo, la vita quotidiana. Al lavoro giovani simpatizzanti in campo per nuove proposte politiche. Andremo a creare da domani quello che è un partito giovanile sul territorio casertano e soprattutto sul territorio regionale, grazie a un grandissimo entusiasmo che hanno degli elettori che hanno votato la Lega. Con quest'ultimo risultato adesso una marcia in più anche nel Consiglio Comunale. È chiaro che è una marcia in più in un partito che non era presente fino adesso sul nostro territorio, è una marcia in più che ci dà maggiori stimoli e maggiore motivazione anche per il futuro sul territorio di Santa Maria Capua Vetere. Lega che vince anche in territori particolarmente complicati del Casertano. Sì, un dato storico nell'Alto Casertano che ha portato appunto la Lega a un risultato eccezionale. Penso a Santa Maria Capua Vetere, il litorale Domizio, Castelvolturno, Mondragone, tutte zone dove il risultato è stato pari circa al 9-10%, quindi punte alte. Questo significa che i problemi che ci sono in quelle zone, come ad esempio l'immigrazione clandestina, sono fortemente sentiti, quindi le persone cercano in Matteo Salvini, nella Lega, quel progetto che deve riscattare questi territori e portare ordine e sicurezza.